que de forma tardando patenta y bien mal.
Dio vi benedica, Arcivescovo Lauro. Purtroppo il momento è arrivato. Dopo oltre 90 anni di presenza all'interno della nostra comunità, i frati cappuccini ci salutano. Sono stati anni che hanno fatto diventare il convento, questa chiesa e i frati che li hanno vissuti un vero e proprio punto di riferimento per tutti noi, per i nostri figli, i nostri genitori e i nostri nonni. Il momento è arrivato. Da anni la presenza all'interno del convento si stava riducendo sempre di più. Ormai si contavano solo due frati al suo interno. Anche qui la crisi delle vocazioni si è fatta sentire. Lo scenario era inimmaginabile alcuni decenni fa, come del resto lo era per le nostre parrocchie, che in pochi lustri sono passate da ben 9 parroci a 2. Non sta certo a noi entrare nel merito delle scelte che hanno portato il ministro provinciale dei frati minori cappuccini a prendere questa decisione, che tocca nel profondo tutta la nostra comunità. Nostro compito è semmai saperle accettare serenamente, capire le ragioni oggettive che hanno accompagnato questa decisione, che, come ci è stato spiegato in questi giorni, non era più procrastinabile. È un onore per me, oggi, essere qui e ringraziare di cuore l'Ordine dei Cappuccini per il grande servizio che hanno svolto a favore di tutta la nostra comunità in 90 anni di presenza. Voglio ringraziare a nome di tutti Padre Paolo, Padre Lorenzo, vedo anche Padre Michele, per quello che hanno fatto per noi e per l'autentica disponibilità sempre dimostrata verso la nostra gente. Ringraziare loro per ringraziare tutti i frati che in questo secolo hanno prestato la loro preziosa opera nella nostra amata Valle di Primiero. È innegabile che oggi si chiude un capitolo della nostra storia, capitolo che nessuno certo potrà dimenticare. Nel convento arriverà una nuova comunità religiosa, le Clarisse di Fabriano, segnate dal terremoto che ha messo in ginocchio l'Italia centrale. A loro va il benvenuto di tutti noi, certi che con l'opera caritatevole che le contraddistingue aiuteranno ad andare avanti la nostra comunità cristiana, seguendo il grande esempio dei loro fratelli cappuccini. San Francesco d'Assisi chiedeva a Dio: concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio per cambiare quelle che posso e la saggezza per riconoscere la differenza. Evidentemente, questa è una cosa che noi non possiamo cambiare e che accetteremo con la dovuta dignità, mescolata con la tristezza e la consapevolezza che si sta chiudendo una parentesi della nostra storia. Su questa vicenda di parole ne sono state dette e scritte fin troppe, ma io, per concludere, ne vorrei usare solo una, certo di interpretare il pensiero di tutti. Grazie. Grazie per quello che avete fatto per tutti noi. Altissimo onnipotente buon Signore, tue sono le laude, la gloria, l'onore e tonne benedizione. Noi sacerdoti con questa preghiera di San Francesco ci presentiamo al Signore Gesù per rendere grazie insieme con tutte le nostre comunità cristiane del Primiero per tanto bene che i cappuccini hanno fatto in mezzo a noi. Non possiamo nascondere la sofferenza per questo distacco. Grazie anzitutto a Padre Paolo, guardiano del convento, a Padre Lorenzo, a Padre Michele, e attraverso le loro persone vogliamo ringraziare tutti i padri cappuccini che sull'esempio di San Francesco hanno attraversato questa terra del Primiero. Penso a voi e a noi scorrono davanti ai nostri occhi tanti volti dei frati, tante mani che ci hanno fatto del bene. Grazie per il vostro prezioso servizio nell'assicurare la Santa Messa, per essere stati segno della misericordia del Padre nella grande disponibilità per le confessioni e per l'accoglienza.
La porta di questo convento in questi anni è sempre stata aperta a tutti e per tutti. Grazie perché, come ci dice Papa Francesco, non avete avuto paura a sporcarvi le mani con la vita quotidiana, con i problemi della nostra gente, percorrendo le nostre strade. Un grazie di tutto cuore, a nome dei parroci, al quale si unisce quello dei molti sacerdoti che hanno incrociato la vita dei cappuccini. Il convento è stato anche per noi sacerdoti un luogo di calore, di accoglienza, e attorno al famoso Bacalà è cresciuta anche fra di noi una grande fraternità, di cui ringraziamo di tutto cuore il Signore. Le misericordie del Signore non si sono esaurite, non è esaurita la sua compassione, esse sono rinnovate ogni mattina, perché grande è la sua fedeltà. Diamo così il benvenuto di tutto cuore alle suore Clarisse Cappuccine. Pur con modalità diverse, questo convento continua, grazie alla bontà del Signore, ad essere un polmone di grazia per tutto il nostro primiero Evangelio. Padre Paolo e Padre Lorenzo, vorremmo darvi a nome dei sacerdoti e delle nostre comunità un piccolo segno. La porta del primiero per voi è e sarà sempre aperta. Grazie e rimaniamo uniti nella preghiera. Il Signore vi benedica e vi protegga per tanto bene, faccia brillare il suo volto su di voi e con tanto affetto e di conoscenza vi conceda pace. Amen. Vorrei dire solamente due parole. Sono quasi 3 anni che sono qui, ho vissuto questo tempo bene, mi sono trovato veramente bene, nel vero senso della parola. Va bene che sono una bestia abbastanza adattata, mi vedono in mezzo al campo, sto bene come mezzo al campo. E solamente perché, unicamente perché, sapete, ho una regola fondamentale, che ogni posto e ogni tempo è di Dio. Trovi le difficoltà, trovi gli intoppi, trovi le gioie, trovi le soddisfazioni, trovi tante cose, però tutte se le metti nel tempo e nello spazio di Dio, allora la vita è bella. Io ho un santo particolare che è San Benigni, che continua la vita è bella. È bella, nel vero senso della parola. Ecco, quindi allora vi ringrazio veramente per l'affetto che avete avuto nei miei confronti, anche se certe volte sono un po' rude, un po' un sacchiotto tante volte, ma cosa volete fare? Sono meglio che gli sacchiotti mi stanno mettendo in tutti i luoghi adesso, vedo allora che è una buona bestia anche forse. Ecco, grazie di tutto cuore, vi ricordo. E anzi sono obbligato a ricordarvi, perché vi dico una cosa molto tecnica. Qui ho l'agenda delle messe per i defunti. Questa me la prendo io e celebrerò le messe dove andrò a Rovereto. Quindi sono obbligato a ricordare i vostri genitori, i vostri nati, così. E ricordando loro, vi ricorderò anche voi. Vi porto ognuno personalmente, che è il cuore della mia povera ma preghiera rivolta al Signore. Grazie. Spero che adesso le vostre gambe non inizino a tremare, perché sapete che sono
sono lungo, no? Ho dato un taglio ai capelli, quindi dovrei essere corto. Io vi dico ciao, perché in un modo o nell'altro ciao significa dal veneziano schiavo, schiavo, che significa lasciarvi con la possibilità di rimanere a vostro servizio. E quindi in un modo o nell'altro, e come Francesco e come Gesù Cristo ci disse, siamo serviti, abbiamo fatto quello che dobbiamo fare. Chiedo scusa della mia presenza. E... ciao. Chiedendogli con insistenza che si degni di continuare a sorreggerci.